con il cuore tra le mani? Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video veramente easy, facile per i bimbi. L'ho pensato perché San Valentino è una festa che molte volte, quando i genitori festeggiano, li estranea un po', cosa che non dovrebbe affatto essere, perché proprio i nostri bimbi sono il frutto dell'amore, quindi è proprio il simbolo di San Valentino. E allora ho pensato a un lavoretto che questi bimbi possono fare magari con i nonni, quando mamma e papà sono al lavoro e con i sensi di colpa, faccio outing, lasciano il figlio ai nonni, contenti di lasciarli in mani sicure, ma dispiaciuti di non poter trascorrere tutto il tempo della propria vita con loro. Però in questo periodo i bimbi possono essere coinvolti in un lavoretto veramente semplice che lascerà mamma e papà di stucco. Naturalmente, se state vedendo il video, scoprirete che lavoretto è. E allora fatevelo fare, fatelo con vostro figlio, magari per vostro marito se siete donne, o per vostra moglie se siete uomini. Sarà un modo davvero bello e sentito, ma anche molto semplice, vedrete, e easy per festeggiare un San Valentino col cuore. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a realizzare la nostra piccola card. Ecco l'occorrente per fare il bigliettino per San Valentino da parte dei bimbi. Ciao! C'è qualcuno che tiene le mani a poti che vuole toccare tutto. Dai, indica con me. Innanzitutto un paio di forbici, giusto? Sì, sono solo le forbici, che adesso togliamo immediatamente. Quindi una gomma. La gomma, bravissimo. Mettiamola qui. La matita, qual è la matita? La matita. Questa, diglielo. La matita, dillo. Dillo a tutti cosa ci vuole. La matita. La matita, bravo l'amore mio. E poi l'uniposca. Eccolo, ve lo sto facendo vedere. L'uniposca, detto anche colore, vero Enzo? Colore. Il colore, noi lo abbiamo scelto di che colore? Che colore è? Rosso. Rosso, bravo amore. Bravo. E naturalmente un cartoncino. Sì. Adesso, sì. Cosa facciamo? Sì, prendiamo il cartoncino. Aspetta, facciamo una cosa insieme. Ora le pigli. Il rosso, ora lo prendiamo. Prendiamo il cartoncino e pieghiamolo. Sì. Lo colora tutto di rosso. È partito. Tutto di rosso Enzo colora. Oh, che bravo. Che bravo. Tutto rosso, vero Enzo? Ah! È finito? Ah, sì. No, ancora, basta, non prendere altre cose. Prendi il colore rosso, vuoi colorare? Colora col rosso. Colora. E colora, dai, colora il mondo. Tienilo bene quel colore. Bravo, bimbo. Che tenero. Bravo, il tuo primo video. Mi raccomando, fateli uguali questi segni, diglielo. Naturalmente ogni bimbo disegnerà quello che saprà disegnare e che vorrà disegnare. Dopodiché, giusto? Sì. Guarda che ti fa vedere la Dopodiché, mamma. Prendiamo la manina di questo bel bimbo e mettiamola nella parte che ha disegnato di più. Poggia la mano. Allora, mettiamo le manine così, va bene? Fermo così, angioletto della mamma. Non muovere, così. Fermo un minuto. Uno, due. Aspetta che la mamma non sa disegnare più, si emoziona quando ci sei tu. Vai giù. 3, 4 e 5. Vuoi colorare un altro po'? Il rosso. Il rosso, sì. Avanti, vuole fare un altro passaggio? Vuoi fare tutti i passaggi che volete? Un po' di rosso qui non lo mettiamo? Sì, stella! La stella vuoi fare? Quella che ti ha insegnato Tito? Sì, Tito! Dai, fai la stella!
Che bella stella! Ma è una stella cometa? No! Ah, è una stella questa, amore? Wow, sono le punte queste? Punte? Le punte! Ricordo a tutti che Enzo ha 2 anni, Quindi la mamma ripassa? Sì, sì! Su tutta la tua manina! Ah, sì, sì! Va bene? Sì, sì! Così! Ammorbidendo le curve! Sì! Così! E cosa fa mamma? Ammorbidisce le curve! Così! 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 Così. È così, vero amore? Così. Bravissimo. Così. Così. È così. Olè. Giusto? Ale. Sì, Olè. Sì. Ora la mamma, stando attenta a non far male ad Enzo, prende le forbici e ritaglia il cartoncino che avevamo piegato, giusto? Sì, sì. Così. È tutto attorno. Tagliamo la manina di Enzo. Quella decorata da lui, vero amore? Sì, sì, mamma. Oh. Tac. E poi tutta la... le pose. Sì, sì, le altre forbici là ci sono. E poi continuiamo tutto a ritagliare. Così. Lo sai cosa stiamo facendo, Enzo? Un bigliettino per San Valentino. Ah, è tenerino. Per San Valentino. Ah, sì. Oh, bravo, amore. E adesso vi do la prova che Enzo questo bigliettino adesso, l'ha fatto con il cuore. Adesso. E ha scritto, cara mammina e caro papino, per San Valentino vi dono il mio cuoricino. E allora, buon San Valentino a tutti, dillo. Buon San Valentino a tutti. E dire a tutti. Buon San Valentino. E allora, Enzo, da parte di Enzo, buon San Valentino a tutti, dillo. A tutti. Buon San Valentino a tutti. Bene, andiamo di là, dai. Dillo, ciao. No. Ok, Enzini è andato di là, adesso invece vi faccio vedere con un bimbo più collaborativo, quindi un pochettino più grandetto, cosa potrete fare. Lasciate il foglio al bimbo e fateglielo colorare come preferisce, con disegnini, può disegnare mamma e papà. Poi, nel momento in cui avrete capito che il bimbo ha finito di disegnare, e magari, che ne so, qui ci saranno mamma e papà, oppure si disegnerà lui, piegate il foglio a metà. E fate in modo che la mano del bimbo vada proprio a finire lì dove c'è il disegno che vi interessa prendere, perché non tutto sarà preso in questo bigliettino. Dopodiché fate mettere la mano al bimbo un po' così a cucchiaio, con il palmo leggermente sollevato, perché sennò, come avete visto nel bigliettino di Enzo, la forma del cuore non riesce perfettamente, ma insomma a me non interessa, a me quel bigliettino piace tantissimo, molto più di questo che sto per fare. Ok, quindi fate uscire la mano un po', e quindi, ora la mia è una mano di grande, con le mani dei bimbi sicuramente viene più aggraziato. Ok, e quindi chiudete la mano. A questo punto date una sorta di unità al tutto e fate in modo che quelle che sono gli incavi e le sporgenze delle ossa vengano un po' celati. Andate così in scioltezza e chiudete la mano. Molto velocemente ritagliate. Via. Uno. E sarà proprio quella la parte del cuore. E anche qui poi, quando la manina viene aperta al libro, voilà. Ecco che il cuore risulta perfettamente. Quindi guardate quanto è carino. E allora potrete scrivere dentro: stringimi la mano e ti regalerò il mio cuore, per esempio.
mamma e papà, stringetemi la mano e vi regalerò il mio cuore. Ecco, questa sarebbe una bella frasetta da mettere sul bigliettino per mamma e papà, che spero i nonni vorranno fare insieme ai loro nipotini, quando i genitori magari sono al lavoro con il senso di colpa per aver lasciato il nipotino a casa, e così saranno felici di aver trovato un regalo di San Valentino semplice e divertente da fare per i bimbi, come avete visto con Enzo, ma anche pieno di amore e di significato, perché sia i nonni che il bimbo hanno pensato ai genitori mentre erano fuori di casa. Bene, vi lascio le foto e ci vediamo dopo. Eccezione, come avete visto, la manona poglia, quella manina baffutella del mio piccolo Enzino. È stato divertentissimo fare il bigliettino con lui. Vedete come scarabocchia, scrive, conosce i colori, già è un cuore di mamma da grandi soddisfazioni. E allora, divertitevi, ho fatto vedere anche la versione con un bimbo un po' più grande, che ero io, naturalmente, come fare con un bimbo un po' più grande per fare venire un cuore certo, insomma. Però divertitevi, prendete questo momento come un attimo per stare insieme, per godervi il San Valentino nella maniera più genuina che ci sia, con amore. Auguro a tutti voi che la vita sia sempre un gran San Valentino. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Arrivederci, alla prossima!